distanza e l'ho apprezzato tantissimo. Primo perché c'è una faccia di cazzo scazzata. Però con rispetto, lui si vedeva che non mostrava nessuna paura, ma aveva grande rispetto. Cioè, poi di volte che si è brutte robe da subire, lui ha immagazzinato le cose e se le terrà via per quando toccherà a lui. Questo è un giocatore che mi piace tantissimo. Aveva un atteggiamento meraviglioso e io me lo ricordo 10 anni che attraversava la strada corso del centro del suo papà quando papà giocava a Milano. C'era questo trottolone, perché era sempre stato piuttosto dimensionato, che aveva l'aria, come dire, non mi fa paura niente. E io queste cose in qualsiasi contesto di vita del prezzo molto. Grazie. Prego. Serena. Sì. Cos'è? Cosa succede? No, faccio una domanda, ma giusto mi chiedo di qua microfono. Io umilmente torno in Italia, prendo il taglio di casetta, quindi parliamo della nuova coppia di matrimonio, come la vedi, un commento e anche se secondo te è possibile riprendere come una cosa di matrimonio. Un commento sulla nuova coppia Tripanti con il Tripanti. Ragazzi, le cose in italiano sono veramente troppo. Sì, ma io non ho detto niente. Sì, sta di ogni. Sento che sono andato a Tripanti come c'è da un anno e dopo domani si presenta lei le moline come ha detto. A posto. Ha fatto il cammino in senso di sei Tripanti. Fortissimo. Chiedo scusa. Ragazzi, altre domande? Velocissime. Vai, dal posto, dai. Secondo te? Ottimo. Lo potevano prendere solo in X, che non si fanno proprio di soldi. Deve accettare di non partire in quel tempo. Per la prima volta nella sua vita, credo, da quando è in grado di giocare ad alto livello, però vuol dire che i Knicks cambiano. Chandler Hinton costava a Parmiani, soprattutto lo fanno entrare contro la seconda unica avversaria e gli dicono: fai punti. Secondo me, lui per minuto giocato il prossimo anno per dei numeri impressionanti. Sì. Dunque, al momento, permesso che noi siamo, come si dice, sempre gli ultimi di sapere, è in corso una trattativa, ci dicono i nostri amici. Sky aveva deciso di non rinnovare il contratto. Questo bisognerebbe chiederlo a loro, questo non posso dire perché fortunatamente hanno cambiato opinione. Mi sembra una situazione più che discreta, nel senso che non esiste realmente un mercato per le reti NBA in Italia e la NBA li vuole piazzare e Sky vuole prendere. Non sarà magari una trattativa facile, però credo che alla fine dovrebbe andare a buon fine e nel caso sarebbe un contratto di 3, quello che siamo a 4, quindi era il mio minimo di compagnia. Grande professionista che abbiamo conosciuto, lui ha dimenticato di basket piuttosto di quanto il resto della relazione del compagno Sarri. Da Flavio si impara ogni giorno e se ha voglia di lasciarti apprendere e lo fa capire, ma lo fa abbastanza spesso e questo non è impressionante. Questo è un problema, ma non vedo come potrebbe essere altrimenti. Cioè, noi ascoltavamo Giordani e ancora adesso Flavio usa delle espressioni di Giordani. Non si può esimere, sono tutte parte da Giordani anni 70, però posso capire che è una prima voce di adesso, anche magari spacciatamente, perché da lui come potrebbe essere diversamente. Penso che sia veramente anche un po' sprecato dietro un microfono. Sinceramente io se fosse un'azienda televisiva lo farei più dirigere ormai, lo metterei nella condizione di poter insegnare televisione agli altri e gli farei fare le telecronache come ultima cosa. Non succede, però
il suo segno è molto forte. E tenete presente che Flavio, che è un uomo coraggioso, che nella vita ha due interessi, il basket e le storie di mafia, è uno che per i ragazzi con i contratti precari, con contratti in scadenza, si batte come una tigre nella vita di chi. L'azienda non ha interesse, non è contenta di vedere magari uno con la sua qualifica, che credo sia un redattore, qualcosa del genere, che va a sedersi al tavolo con la controparte aziendale a battersi, lui guadagna bene, è assunto, non avrebbe bisogno di fare questo, invece per ogni ragazzo che è lì col contratto in scadenza, lui va lì a battersi. E tanti suoi colleghi nella stessa situazione a quel coraggio non ce l'hanno. Flavio è un uomo verticale, fa veramente impressione visto da dietro e quindi. Non ho capito. No, no, non voglio neanche sapere. No, guarda, l'unico libro che potrei scrivere sarebbe una cosa tipo quella che ho fatto per la rivista ufficiale di racconto sui Filippini. Mi piacerebbe andare in varie zone del mondo a raccontare il basket, diciamo, meno conosciuto ma molto passionale. Un campionato che mi piacerebbe tantissimo raccontare con gli iraniani, è la mia passione. Dove per motivi misteriosi, pure se ne c'è l'embargo, gioca pagatissimi dei veloce. Veramente? No, sei tu l'aneddoto. Troppo intelligente per questo gioco. Palesemente, cioè, trova un tiro volgare. Però i suoi compagni lo stimano, c'è un piccolo particolare da spogliatoio, butta via schiotto chi con lo sporca la nostra. Bene, chiaramente prestato al basket a un nuovo livello. No? Tu chi sei? Per cominciare oggi o tutta la carriera? Per tutta la carriera. Guarda, fino a 3 anni fa nelle NBA ti avrebbero detto prendi Kobe perché quello è un assassino. Oggi è più facile notare quando l'altro stia venendo fuori, arrivati a 28 anni, questi fenomeni ti esplodono, fioriscono. Ma quando erano tutti e due assieme, Kobe ancora molto competitivo, facevi fatica a trovare un generale manager che ti diceva prendo James su Kobe perché l'altro è un assassino e quel gioco lì è se gli assassini aiutano. Oggi è troppo facile, oggi è troppo facile. Comunicazione di senso, ultimi 5 minuti, dopo c'è il tempo per firmare i libri e per le cose. E un caffè lì! Cerchiamo di distrarci con i tempi. Come è fatto sulla tangenziale? Visto che è americano! No, per arrivare alla musica, ma... L'ho già sentito. Ma lei era per le 2.15, per fare il giacchino di questo. L'ho già sentito, è a lei. Come che c'è la via mare, a Napoli. Cos'è sto caso? Ehi, oh! Ragazzi, non è ancora il momento di farti fare i colloqui, siamo ancora per domande. Ultime due domande, dai. Va bene, non sono così. Gli amici, forza. Dai, domande. Dai, fammi questa domanda. Poco. È la prossima, devi andare in una squadra dell'est, hanno un progetto troppo avanzato ed è uno dei primi 10 mercati. Se ne è stato lì. Vacci. Sì. E allora, sono andato a Sprossello, che è il mio posto preferito, a Clippersello, e vuoi la pura verità? Se scambiassero Griffin per un giocatore diverso, secondo me l'anno prossimo... A me piaceva quello nero che hanno preso a New Jersey, che mi sembrava perfetto per spiegare... E abbiamo pure la cartona, ce n'ha ancora, sì, forse quello è il problema, però
Rangers Bull, finalmente un allenatore che può dire a Rangers qualcosa. Fino adesso gli allenatori di Randy Bull sono stati bravo Chris, fai come vuoi, fammi sapere come è andato. Sì. Secondo me era un sarebbe Oscar oggi, secondo me che poteva. Allora sai quando era, quando ammazzò la nazionale universitaria americana a Indianapolis, sono certo che l'NBA gli fece sapere che quando voleva venire sarebbe potuto venire, però non avrebbe potuto giocare in quel modo mai. Ma nel dirvi adesso a fare lo specialista sarebbe un giocatore impressionante, magari non, magari un sesto uomo, ma per fargli fare quello che sapeva fare. Ragazzi, quello era una cosa. Oggi col basket FIBA ha accettato così tanto che sicuramente sarebbe. Ragazzi,